Se prima presentando il pomeriggio dicevi che la domanda che fa da denominatore all'incontro è una domanda alla Costanzo che risponderebbe, Costanzo che io qui credo per la prima volta in pubblico e una delle prime volte ho definito con eleganza quello che sarebbe diventato Totò Riina se avesse studiato e che poi ha fatto il giro di tutti YouTube, di tutto internet e via dicendo. Anzi, a questo punto devo per una precisazione, per quei pochi che se ne possono ricordare e per il luogo che mi ha ospitato, devo dire che mi ha telefonato successivamente a proposito di una querela, di una minaccia di querela, mi ha telefonato non Costanzo, ma un legale di Totò Riina e mi ha detto: "Senta, Bea, guardi, lei è un giornalista molto serio, molto bravo, molto rispettabile. Però il mio cliente le fa sapere che non vorrebbe essere avvicinato a personaggi del genere." Allora io ho detto: "Guardi, avvocato, adesso la mia era una provocazione, non mi prenda così alla lettera." E lui mi ha detto: "No, allora forse non ci siamo capiti, io non sto difendendo Totò Riina da lei. Io Totò Riina con grandi difficoltà lo difendo con il mio collegio di difesa, in aula si è visto, con le condanne, i reati e via dicendo. Io le sto semplicemente dicendo quello che mi ha chiesto il mio cliente, cioè di non essere mischiato, Accostato. confuso, abbinato, accostato a figure come quella di Maurizio Costanzo." Allora io per la seconda volta, perché sono, come è noto, un generoso, io ho detto: "Ma avvocato, senta, lei sta perdendo il senso delle proporzioni, da una parte Totò Riina, dall'altra parte Maurizio Costanzo." Allora lui mi ha detto: "Bea, tagliamo la testa al toro, ha fatto più danni a questo paese la moglie del mio cliente o la moglie di Maurizio Costanzo?" Allora gli ho detto: "Va bene, ha ragione." E lì si è chiusa la parentesi di Maurizio Costanzo.